I look in your window and nobody's there. Last night you told me you'd be doing your hair. I really do think if we're going somewhere, we should be honest about the feelings we share. But you tell another story, or you tell another lie. It is doing nothing for me. Fermo! È il tuo primo giorno delle superiori e già hai fatto ritardo. Ti vedo alquanto confuso su cosa fare e dove andare. Che ne dici se ti do una mano ad orientarti? Bene. Intanto, benvenuto nell'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico Paolini. Ci sono vari indirizzi interessanti che potrai scegliere nel triennio seguendo le tue passioni. Come vedi, nel settore economico possiamo trovare tre tipologie di indirizzi. AFM, Amministrazione Finanze e Marketing, SIA, Sistemi Informativi Aziendali, e RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing. Mentre nel settore tecnologico abbiamo Costruzione Ambiente Territorio, conosciuto meglio come il corso per geometri. Mi chiamo Benedetta, ho 16 anni, faccio la terza R dell'indirizzo Costruzione Ambiente Territorio, che probabilmente sarà conosciuto da tutti come l'indirizzo geometra. Sono Francesca Castelli, faccio la parte G SIA, ovvero Sistemi Informativi Aziendali. Sono Lorena Bertazzoli e frequento l'indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing. Io sono Sani Safe e frequento l'indirizzo RIM, ovvero Relazioni Internazionali Marketing. E ho scelto questa scuola, specialmente questo indirizzo, perché credo che alla fine di questi 5 anni sarò in grado, spero, di riuscire a trovare un lavoro con la preparazione che mi dà questa scuola. Ho scelto questa scuola perché alle medie mi piaceva disegnare, anche disegno tecnico, ma un disegno che mi desse dei frutti, e soprattutto nel campo magari della progettazione, della realizzazione di oggetti. Della mia scelta perché sono del parere che questo percorso di studi mi possa aiutare sia ad avere degli sbocchi lavorativi, sia a intraprendere un percorso di studi universitario. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie tecniche, in particolare matematica e economia aziendale, che sono il fulcro del mio indirizzo. Le materie principali del nostro corso sono appunto informatica e economia aziendale, diritto e... Nel biennio le materie sono più magari basilari, ma comunque importanti, fondamentali, per poi dopo passare a quelle più tecniche e professionali, quali progettazione, costruzione, impianti, che è appunto la materia principale. È un indirizzo focalizzato sull'internalizzazione, infatti studio tedesco, francese, inglese. Sono soddisfatta della mia scelta perché questa scuola mi offre le basi che mi permetteranno sia di poter avere esperienze in campo lavorativo e sia di poter frequentare l'università. Il corso di sistemi informativi aziendali è rivolto a tutti i ragazzi che vogliono imparare a programmare e a usare il computer in maniera un po' più approfondita. Qui si impara a diventare dei programmatori e a programmare anche il web. L'indirizzo Relazioni Internazionali Marketing ha un taglio molto particolare perché si possono abbinare da un lato lo studio di 3 lingue e dall'altro lo studio di economia aziendale e geografia per relazioni internazionali. Quando si impara a programmare, poi piano piano si impara tutti i database e alla fine si riescono a fare anche dei siti abbastanza complicati, lo stato dell'arte rispetto alla tecnologia attuale.
Quindi questo tipo di indirizzo è perfetto per uno studente che voglia un respiro europeo nel suo percorso di studi. Questo tipo di percorso è arricchito anche da stage linguistici. Praticamente una settimana all'anno gli studenti vanno in visita ad un paese di lingua europea e qui svolgono le lezioni al mattino in questo tipo di struttura convenzionata con la scuola. Che mestiere fa? Architetto. Ciao, sono Giancarlo Marocchi, sono un commentatore sportivo, commentatore tecnico per Sky. Cerco di spiegare quello che succede durante una partita quando sono a fianco del telecronista, altrimenti se sono in studio negli studi di Sky a Milano, ecco che faccio il pre-partita facendo previsioni e il post-partita con commenti e domande agli allenatori e ai giocatori. Io sono un bancario, mi occupo nel mio ufficio soprattutto di consulenza finanziaria ai privati e alle aziende. Allora, sono laureato in architettura e ora sto iniziando il dottorato sui temi della geometria descrittiva e della grafica computer sempre legata all'architettura. La preparazione che ha conseguito le si è rivelata utile? Cari ragazzi, io mi sono diplomato al Paolini. Ho studiato tanto e con molta fatica, perché per me studiare, insomma, era decisamente complicato. E mi ritrovo quel bagaglio di 5 anni molto utile. Non faccio il ragioniere, ho potuto fare altro, mi sono divertito a giocare a calcio, però decisamente non sbaglio tanti congiuntivi. Se devo fare un ragionamento riesco a farlo anche abbastanza velocemente. E devo dire che la scuola mi è stata molto, molto, molto utile. Sì, molto utile, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza del disegno, delle basi della geometria e in particolar modo anche la conoscenza di software professionali tipo AutoCAD, Photoshop, eccetera, che ai miei tempi insegnavano e mi sono serviti anche nella mia carriera universitaria. Sì, molto. Molto perché comunque mi ha dato l'opportunità di essere avvantaggiato i primi anni con le materie tecniche. La formazione che mi ha dato il Paolini, senza retorica lo dico, mi ha dato un'ottima preparazione, soprattutto nelle materie specifiche che avevamo studiato al Paolini, e mi ha dato anche la possibilità di avere molto meno problemi, anzi, è stata una bellissima esperienza anche quella dell'università. Consiglierebbe il Paolini? Assolutamente sì, 25 anni fa, ma penso anche ora, la scuola dava veramente una formazione di base molto approfondita e, ripeto, si è visto gli effetti che ha avuto nel proseguo degli studi all'università. Ecco, sinceramente ho un ottimo ricordo degli anni del Paolini, sia come ricordi ma anche come preparazione, base che mi è stata data. Sì, lo consiglierei perché comunque è un ambiente che mi ha dato tanto, che mi ha fatto anche divertire, oltre ad imparare un sacco di nozioni. Allora, consiglierei questa scuola ai ragazzi di oggi perché ti introduce al mondo dell'edilizia, ma non strettamente legato alla professione del geometra, ma anche puoi spaziare anche nel mondo dell'architettura, del design, della certificazione energetica, eccetera. Quindi potendo continuare anche il percorso di studi oltre al semplice diploma, insomma. Allora, voi che mi state ascoltando, vi do un consiglio. Iscrivetevi al Paolini, perché noi ragionieri abbiamo una marcia in più. Io glielo dico sempre scherzando, però c'è quel qualcosa di pratico che ci dà una mano, insomma. Che ricordo ha dei suoi anni in questa scuola? Sono stati probabilmente i più divertenti e più formativi della mia vita. Eh beh, erano i miei 15-20 anni, erano la mia giovinezza, quindi il ricordo non può che essere bellissimo. Quello che ricordo era chiaramente un po' la spensieratezza di quegli anni. Nutro ancora un rapporto di sana amicizia con i miei compagni di scuola, ci ritroviamo spesso, tipo l'ultimo incontro per i 25 anni dal diploma che abbiamo appena concluso. Devo anche dire che tutti abbiamo un ottimo ricordo della nostra scuola. Ragazzi, poi arriverete a diplomarvi, lavorerete, diventerete grandi e rimarrete comunque dei grandi ricordi, non solo la preparazione che vi darà una mano nella vostra vita, ma anche e soprattutto i compagni di classe, i professori che durante i 5 anni magari vi hanno fatto impazzire perché vi hanno fatto studiare, vi hanno dato
dei 2, degli 8, dei 9, mi sono sempre comportato decisamente bene, però ci sono solo bei ricordi. Sono tornato qui oggi, sono uscito diplomato nell'84, quindi è passato un po' di tempo. E oggi mi sono emozionato e mi succede anche quando passo semplicemente qui davanti in macchina. Allora, dei miei anni al Paolini ricordo innanzitutto le esperienze extrascolastiche, come immagino molti della mia età, perché eravamo molto attivi nel mondo dello spettacolo del Paolini, quindi c'erano tutti gli incontri pomeridiani per suonare, per cantare, eccetera. E questo è un ricordo meraviglioso della mia adolescenza, e tanto che continuo tuttora a partecipare come ex allievo spesso agli spettacoli scolastici. Poi ricordo lo sport, anche quello pomeridiano, come ad esempio l'attività di palestra o il beach volley che andavamo a fare a Marina con Ubino, non so se c'è ancora Ubino, c'è ancora? Sì, con Ubino. E poi le amicizie che ho tuttora me le sono fatte al Paolini, insomma. Iscrivetevi al Paolini, vi aspettiamo.